come già dicevo, Agamben è praticamente lo studioso italiano più studiato, più noto, più tradotto. Una discreta parte della prestazione intellettuale di Agamben consiste nel pensare, ovviamente contro, cioè i filosofi pensano contro perché altrimenti non sono filosofi, ma nel pensare non arbitrariamente, ma a partire da un dato d'esperienza, a pensare contro la architettura e contro la distinzione che caratterizzano la macchina metafisica del pensiero occidentale. Nel pensiero di Agamben si parte dal pensare una indistinzione. Come credo sia noto, il punto di partenza storico-empirico, il libro Homo Sacer, è questo, cioè pensare quel punto in cui la vita umana e la vita meramente animale, biologica, dell'uomo, si, invece che essere distinte, si presentano unite e confuse nel campo di sterminio, nella persona, forse non più persona, che ha sfondato l'architettura della persona, di quello che Levi ci ha raccontato, veniva chiamato il musulmano, cioè la persona che ha perduto le caratteristiche del logos e che col proprio puro esistere dimostra che la nostra essenza è la indistinzione. E aggiunge Agamben, questa indistinzione non deve essere considerata, questo è il punto filosofico di fondo, mi pare, non deve essere considerata né un accidente né qualche cosa di talmente estremo e raro da non fare statistica, né deve essere pensata come un errore di una macchina altrimenti ben funzionante. Anzi, l'indistinzione è il cuore segreto della macchina metafisica occidentale, che non è una macchina metafisica, ma è una macchina biopolitica. Detto in un altro modo, se dovessimo mettere in un manuale il pensiero di Agamben, bisognerebbe cominciare dicendo: nel XX secolo ci sono due, fra le molte forme di contestazione dell'ultima forma architettonica del pensiero filosofico politico occidentale, quello che chiamiamo liberalismo. Adesso non pensate al liberalismo da quattro soldi venduto negli ultimi 10 anni o 20 anni, pensiamo al razionalismo politico moderno, che ha avuto elementi di criticità posti in evidenza da altre tradizioni di pensiero, ad esempio il pensiero dialettico, va bene. Nel XX secolo sono comparse due linee di contestazione, di destrutturazione, di critica radicale. Una la chiamiamo il pensiero biopolitico, la linea della biopolitica, e l'altra la chiamiamo la teologia politica. Non vi sto a spiegare che cosa vuol dire biopolitica, suppongo che qui dentro tutti lo sappiano. Diciamo, l'idea è l'architettura delle istituzioni e del pensiero delle istituzioni non dice mai che ciò di cui si parla è la presa del potere diretta, non importa se le istituzioni esistono, quello che importa è che le istituzioni sono fatte per porre in essere una presa diretta sulla vita del soggetto. L'operazione di Agamben consiste nel tenere insieme questo dato,
interpretandolo ulteriormente, cioè dicendo, questa potenza biopolitica che riduce alla indistinzione le distinzioni, è in realtà, la si spiega in realtà attraverso un dispositivo teologico-politico. Quindi c'è un gioco al superamento, razionalismo, biopolitica, teologia politica. Naturalmente, quando si parla di teologia politica, basta andare a vedere l'indice dei nomi di questo grande libro appena pubblicato, quando si parla di teologia politica si va su Carl Schmitt, e su Walter Benjamin, ma che hanno in comune l'idea che l'autocomprensione del moderno è parte del problema e non della soluzione. Cioè che il moderno va interrogato a partire da una prospettiva diversa da quella che esso offre di sé. In La dittatura, Schmitt dice praticamente per la prima volta, ci sono tracce in testi precedenti, ma insomma, dice per la prima volta il potere politico non si autosostiene. Cioè, la grande scommessa moderna, la autolegittimazione della politica, non funziona. Nel senso che l'autolegittimazione della politica razionale, il cui dispositivo fondamentale è il contratto vero o presunto o fittizio o quel che volete che sia, questa idea è sbagliata, ma è sbagliata anche l'idea dialettica che l'autolegittimazione della modernità sia il prodotto della secolarizzazione produttiva del cristianesimo via protestantesimo. Cioè, non c'è una autolegittimazione razionale della politica moderna. La politica moderna ha il proprio fulcro, la propria essenza storica, non metafisica, storica, nella formazione dello Stato assoluto attraverso l'opera innovativa vuol dire che spezza la legittimità, l'opera innovativa del sovrano. E un'opera di posizione, di creazione dell'ordine, che Schmitt chiama dittatura sovrana, che descrive come orientata alla mobilitazione del dato e tuttavia destinata, Schmitt è un giurista, destinata alla produzione di un ordine istituito, dentro il quale possono avvenire forme di momenti di trasformazione, la dittatura commissaria, ma la dittatura sovrana è la posizione dell'ordine. Ora, questo significa istituire una, chiamiamola dialettica, una posizione binaria fra dittatura sovrana e potere costituente, sono la stessa cosa, insomma, fra potere costituente e potere costituito. Ora, in teologia politica ci sarebbe, secondo Agamben, nel testo Teologia politica di Carl Schmitt del 1922, ci sarebbe, secondo Agamben, invece, una posizione diversa, cioè la posizione di Schmitt, cioè la posizione per cui non è che il potere costituente precipita senza residui nel potere costituito. Cioè non c'è semplicemente questo atto iniziale che pone, atto iniziale che pone l'ordinamento, ma c'è l'idea che esiste una funzione che si chiama decisione, che sospende, che istituisce una sorta di zona intermedia, per cui l'atto che possiamo chiamare violenza, no, l'atto del porre non precipita tutto nel esser posto dell'ordinamento, ma c'è una dimensione intermedia che lascia un elemento di indeterminazione nelle mani di un soggetto funzione che è il sovrano.
Il sovrano che decide non è che si affretta a produrre ordinamento e poi finisce, come il nostro popolo è descritto nella Costituzione della Repubblica Italiana, nella quale non si fa menzione del potere costituente, si dà per assodato che esso ci sia stato nel momento in cui qualcuno ha detto bene, l'ordinamento precedente è a disposizione del popolo, il popolo si autorappresenta in un'assemblea costituente ed è la prima e l'ultima volta che fa questa operazione. Da quell'assemblea esce un ordinamento che non viene nemmeno sottoposto al referendum ed ecco che il potere costituente è tutto assorbito nel potere costituito. Per cui una grande quantità di giuristi pensano alla Costituzione prescindendo completamente dall'atto che l'ha posta. Cioè, tanto quello è un atto pregiuridico, non conta niente. Invece, in teologia politica, Schmitt istituisce una dimensione di violenza permanente che sta all'interno del rapporto potere costituente-potere costituito. Questa violenza permanente in sé rende tanto il potere costituente quanto i poteri costituiti a disposizione del sovrano, che li può porre, distruggere, sospendere, interpretare. Questa novità, che è vero, c'è, direi che qui siamo in una bella interpretazione del pensiero di Schmitt, questa novità nascerebbe dalla lettura che Schmitt fa del testo di Benjamin, nel quale testo di Benjamin, lo sforzo di Benjamin è di separare per sempre la violenza dal diritto. Cioè, detto meglio, c'è una violenza perennemente mobilitante e cioè una violenza liberatoria. Allora Schmitt legge questa roba e dice, sta a vedere che questo ha ragione, non so chi sia, è un nessuno, però scrive su una rivista importante che io Schmitt leggo, come si riesce a dimostrare fin dal 1915, mi dà una chiave per fare quello che voglio fare io, che non è quello che vuole fare costui, cose che a me Schmitt interessa pochissimo, però quel che capisco, questo è un mezzo anarchico, è uno che vuole pensare al di là delle forme costituite del potere. No, io voglio pensare le forme costituite del potere a disposizione. E allora, se per pensarle a disposizione del sovrano, è meglio che non pensi il sovrano come uno che agisce essendo destinato a precipitare necessariamente nell'ordine chiuso delle istituzioni. Si contendono Benjamin e Schmitt, Schmitt consapevolmente, Benjamin no, si contendono, secondo Agamben, una zona di anomia. Una zona di anomia interna per Schmitt, esterna per Benjamin. Benjamin, attraverso la decisione, pensa alla catastrofe. Schmitt, attraverso la decisione, pensa alla potenza, il centro vuoto della macchina occidentale. Ecco, attraverso Schmitt si capisce che la macchina del pensiero e delle istituzioni ha un centro che la rende capace di tutto. Questo centro è vuoto, è il nulla che la abita, e questo nulla, è nulla di ordine, anomia, e questo nulla che la abita è a disposizione del sovrano, e questo è il segreto del moderno. Per cui, alla fine, la indistinzione è non l'errore della macchina, ma il prodotto perfetto della macchina. E anche lì Agamben ha buon gioco a far vedere che quel sovrano di Benjamin è sostanzialmente l'opposto del sovrano di Schmitt, nel senso che entrambi decidono, ma il sovrano di Benjamin è visto
come un sovrano che non può decidere, decide ma non riesce mai a decidere, che tradotto vuol dire anche il sovrano schmittiano di teologia politica, il signore della anomia, il signore del centro vuoto della macchina, non è che abbia poi molte opzioni, non ha davanti a sé opzioni di creatività, di immaginazione. Dipinge grigio su grigio, sì, però non è una cosa splendente. Può dosare la violenza. Non, sa benissimo che non è mai contro le istituzioni. Dosare la violenza. Dal minimo che è la legge penale creata da un Parlamento rappresentativo, al massimo che è il fulmine dell'arbitrio che si abbatte sulle vite e le riduce tutte a vite nude, beh, è sempre la stessa cosa, ma e è sempre la stessa funzione in gioco, e non è che ci sia poi... Sì, c'è una certa differenza tra vivere dentro uno Stato di diritto e vivere dentro il Terzo Reich in un campo di sterminio, certamente, però c'è una continuità, grigio su grigio. Allora, se sei il pensatore dell'anomia, dopo che hai perduto la Seconda Guerra Mondiale, ti chiedi che cos'è successo e concludi che quella anomia che tu hai pensato e che si è sostanzialmente rivoltata contro di te è una deformazione di un nomos. Però Schmitt manda un messaggio che non molti colgono. Il libro, il Nomos della Terra, ci dice che il Nomos della Terra all'epoca dello Ius Publicum Europeum è fatto di stati europei che prendono i pezzi di mondo fuori d'Europa, e questo rapporto Europa-extra-Europa è l'orientamento del diritto internazionale moderno.